Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video di Piante contro Zombie Garden Warfare 2. Allora ragazzi, come potete vedere il mio moltiplicatore è 1,75 perché ieri giusto c'è stata una manutenzione del PlayStation Network e quando mi potevo collegare non mi faceva entrare nel gioco di Piante contro Zombie, quindi io ho perso il mio un po' di moltiplicatore. Qui andrò a fare poi delle sfide più tardi. Comunque ragazzi, oggi è il video in cui parleremo delle vostre personalizzazioni proprio mandate da casa, che avete mandato tramite email oppure tramite le la PlayStation app. Allora io ne ho selezionate solamente alcune e quelle che vedrete in questo video, cioè quelle che appartengono alle persone di questo video, poi saranno ricompensate alla fine di questo video e poi vi spiegherò bene di che cosa si tratta. Allora, come potete già vedere in questo momento, questo bel cedro qui, che c'ha il set Lizza, non è, diciamo, ispirato da me, ma è ispirato da una delle persone che mi ha mandato appunto il suo, come si chiama, set, come aveva fatto questo cedro elettrico. E questa è stata una delle migliori personalizzazioni che mi sono arrivate, ed è di Crips. Crips, amico mio Crips, che mi sembra che ha fatto pure i video con me. Sì, mi sembra di sì. Allora, vediamo anche le altre personalizzazioni che sono riuscito proprio, diciamo, a, se vogliamo dire, ricopiare. Per quanto riguarda le piante, se non mi ricordo male, io mi ero ispirato un pochettino alla mastica zombie, quella Yeti che avevo tanto richiesto, di Crip Ricci. Allora, io voglio dire una cosa in particolare. Non ho trovato, io c'ho il set anche, cioè c'ho i denti di liquirizia pure, come possiamo vedere. Io ce li ho pure i denti di liquirizia. Però, dove cacchio sta? Però, anziché mettere i denti di liquirizia, come ha fatto, magari vi faccio vedere in questo momento, Crip Ricci, come ha fatto il, come si chiama, la sua mastica zombie Yeti, ve la sto facendo vedere in questo momento. Io praticamente mi sono ispirato alla sua mastica zombie Yeti per fare la mia, proprio oggi me lo sono inventato, anche perché non sapevo che c'erano i denti di caramelle. Ecco, questi sono i denti di liquirizia che lui ha messo, ma io invece ho messo questi qui di caramelle, che sono molto più carini secondo me. Non ho purtroppo il gelato, l'avrei voluto mettere pure io il gelato che lui ha messo invece dietro, mentre io gli ho messo il vischio di Natale, come possiamo vedere. Ed è venuta veramente molto molto bene, sono molto felice di come è arrivata questa cosa. Mentre per quanto riguarda la spara semi elettrica, io purtroppo ho voluto replicare quella di Frank il Grandes, che però non sono riuscito appunto a trovare. A parte che mo devo togliere qualcosa qua, perché se no mettiamogli le corna, sì, perché lui è un cornuto. E vediamo se riesco a trovare quegli occhiali, ma non credo che, perché avevo già controllato le calenti, bello questo. Non mi sembra che non ero riuscito a trovare quegli occhiali, dovrebbero essere roba di Natale sempre. Mi sembra di sì, vediamo se sta sotto sotto. Ah, ecco, gli occhiali addobbi luminosi che lui ha messo. Poi lui ha messo, mi sembra, quel coso rosso, bianco e rosso, questo qui. Però io purtroppo non ho la cosa che secondo me è più figa e non ho capito dove lui l'ha trovata. Me lo dovrebbe dire dove l'ha trovata. Le gemme di colore azzurro, il cristallo che sta in testa, dovrebbe essere messo in testa alla sparassima. È l'unica cosa che... guardate un po' come sta così, è simpatico, e lo lasciamo così. Allora, adesso invece passiamo... Intanto vi faccio vedere anche come ha fatto Cree... Non Cree, Cree... Come ha fatto Cree
la mastica zombie Yeti, l'ha fatta diciamo tutta, se non mi ricordo male, grigia. E comunque alla fine però ho deciso di farla più o meno in stile gelato, invece come ha fatto Creeper Richie, ricordiamo, ricordiamo. Andiamo invece agli zombie. Allora, qui sempre l'altro screenshot invece di Cree, che riguarda il Fante congelato, che l'ho fatto uguale. Quindi questo, come potete vedere, è così, c'ha il set di Natale praticamente. Tutte le cose di Natale più la skin con gli alberi di Natale. Poi invece per gli zombolini piccolini, se non mi ricordo male, uno di questi, ecco, allora io qua mi sono ispirato un po' a come ha fatto lo zombolino COD Player, anche se lui non mi ricordo, mi sembra che l'aveva fatto sì, proprio a questo l'aveva fatto più o meno così lo zombolino, solo che gli aveva messo la faccia marrone e i baffi, come ve lo sto facendo anche vedere, così vedete le differenze. Ok, adesso passiamo invece come si chiama? Al Netturbino invece, questo mi è piaciuto, di Frank il Grande, sempre, e l'ho fatto quasi uguale, non avevo solo la scarpa da mettergli in faccia, lui c'ha una scarpa praticamente come tatuaggio, ve lo faccio anche vedere come l'ha fatto lui, e questo anche mi è piaciuto e l'ho fatto uguale uguale, quasi, mancava solo quella cosa. Invece dei fanti possiamo vedere, anche se io non l'ho replicato, il presidente Toast di Rex Rota, ve lo sto facendo vedere in questo momento, e anche infine sempre di Frank il Grande, che non aveva capito che mi doveva inviare solo due cose, non 10 milioni, però vabbè, ha fatto uno scienziato, uno zoologo. Ha fatto uno zoologo con la rana in testa, i baffi tentacolari e gli occhiali da, come cavolo si chiama, da coniglio. Ok, quindi sono in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 diciamo screenshot. Ora adesso ascoltate bene, le persone che nomino, allora Cree, COD Player, Creep Ricci, Cribs, tutti non con la C, poi tra l'altro, vabbè, Frank il Grandes e Rex Rota, queste persone qui avranno un piccolo regalo. Semplicemente voi dovete commentare sotto a questo video dandomi il vostro indirizzo email. Io vi consiglio di riscriverlo perché io non sempre riesco a recuperare gli indirizzi email. Voi mi dovete scrivere il vostro indirizzo email e io vi invierò la suoneria ufficiale del mio canale che si chiama Attenzione, stanno a chiamare! E quindi ragazzi, questa suoneria voi l'avrete in anticipo, voi che avete mandato le immagini e che avete, diciamo, vinto, perché se siete comparsi in questo video vuol dire che le vostre personalizzazioni sono state carine. Voi che avete vinto, avrete poi la possibilità di dirmi se magari c'era qualche cosa da cambiare leggermente alla suoneria, perché la suoneria comunque non è niente di che, è stata fatta in un momento in cui avevo del tempo. E insomma, dopo i vostri consigli, se me ne darete oppure se vi andrà bene così, poi me lo dite. Dopo appunto avervela data la suoneria tramite email, sarà disponibile poi per tutte le altre persone, quindi tutti gli altri ragazzi che mi seguono sul mio canale, tutte le altre persone riceveranno poi la versione finale della suoneria. Nel prossimo video, quindi non in questo, ma nel prossimo video vi metterò un link da dove ve la potete scaricare e insomma ve la potete mettere sul cellulare, insomma vedete quello che volete fare. Bene ragazzi, allora rimettiamo come stavamo prima con il cedro elettrico, quello re. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo video e complimenti ai vincitori.